termineremo di fare gli esercizi sull'economia del consumatore e poi inizieremo il nuovo argomento. Il primo esercizio che faremo è quella a pagina 49, numero 2. Il consumatore ha preferenze rappresentate dalla seguente funzione di utilità. Come al solito risolviamo le domande una alla volta, in sequenza. Prima domanda: determinate la scelta ottimale del consumatore se il suo reddito è pari a 210 e i prezzi dei beni sono P di X uguale 15, P di Y uguale 60. Scelta ottima del consumatore, scriviamo qui perché ci servirà per tutto l'esercizio, sistema generale, che è sempre il solito. Allora, decliniamolo e risolviamolo in quel caso: 210 uguale 15x più 60y, 15 su 60 uguale, devo su dx un mezzo, x meno un mezzo, y un mezzo, devo su dy un mezzo, y meno un mezzo, x un mezzo. Semplifichiamo, un mezzo, x sarebbe esponente, viene y uguale 15 sessantesimi, quindi un quarto di x. Sostituiamo lì dentro, 210 uguale 15x più 15x uguale 30x, da cui x uguale a 7 e y uguale a 7 quarti. Seconda domanda: determinare l'ottimo del consumatore nel caso in cui il reddito passi da 210 a 180. Dobbiamo risolvere il sistema, questa equazione rimane sempre la stessa, questa diventa 180, da cui qui diventa x uguale a 180 diviso 30, quindi a 6, e y uguale a 6 quarti, cioè a 1,5. Ok? Domanda successiva: determinare le curve di Engel per i due beni. Quindi adesso dobbiamo ritornare nel caso generale per determinare le curve di Engel e risolvere il sistema nel caso generale, quindi nel caso in cui tutte le variabili sono parametri. Eliminiamo tutto questo, in realtà questo potevamo lasciarlo, va bene, p di x diviso p di y uguale un mezzo, tutta quella roba là veniva y su x, questo veniva, da cui y è uguale a p di x diviso p di y per x. Sostituiamo qui dentro e veniva fuori m uguale 2 p di x, da cui x uguale a m diviso 2 p di x, e qui dentro y uguale a m diviso 2 p di y. Queste sono le curve di Engel dei due beni. Adesso ci dice: sia il reddito sempre pari a 210, quindi ritorniamo a 210, determinare come cambia la scelta del consumatore nel caso in cui il prezzo del bene passi da 15 a 20. Attenzione, queste qua, oltre ad essere le curve di Engel, sono anche le curve di domanda di due beni, d'accordo? Perché non cambia niente, cambia solamente la funzione del parametro. Quindi possiamo tranquillamente qui dentro andare a sostituire al posto del reddito 210 e il prezzo del bene X
passa da 15 a 20. Ovviamente il prezzo del bene Y è sempre 60, quindi X uguale 210 diviso 2 per X, 2 per 20, e quindi uguale 21 quarti. Y uguale 210 diviso 2 per 60, e quindi uguale 21 dodicesimi. Cioè uguale a 7 quarti. D'accordo? Poi c'è una domanda che appunto è poi ingannatrice: determinare le curve di domanda per il bene X e il bene Y, già sono scritte qui. Dire se i beni X e Y sono sostituti, complementi o indipendenti. Per vedere se i beni X e Y sono sostituti, complementi o indipendenti, dobbiamo andare a vedere l'elasticità incrociata tra i due beni. Per esempio, guardiamo quella del primo bene: epsilon XY uguale dx su dy per y su x è uguale a 0, quindi i due beni sono indipendenti. Ok? Domande? Allora risolviamo l'esercizio a pagina 56. Tra i tre beni u di x, y, z uguale a x elevato ad a, y elevato a 2, z elevato a 4, con a parametro positivo. Prima domanda: determinare le curve di domanda dei tre beni. Come sempre, m uguale p di x, x più p di y, y più z, z. Ah, come sempre, cioè in questo caso sono tre beni e quindi ci sono due condizioni di tangenza, scegliamo una variabile come fissa. Quale ci conviene scegliere per semplificare i calcoli? Ah, è irrilevante, quindi scegliamo z, quindi p di x, p di z uguale du su dx, du su dz, p di y, p di z uguale du dy du su dz. Facciamo le derivate: questo è uguale a a x alla a meno 1 y 2 z 4 4 x elevato alla a y 2 z 3. Qua abbiamo 2 x a y z 4 4 x a y 2 z 3, da cui qui si leva questo e si leva questo, questo va via con questo, questo va via con questo, questo va via con questo, questo con questo, questo con questo. Dalla prima relazione quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo lasciare una sola variabile, quindi in questo caso ci conviene lasciare z. Quindi dalla prima relazione viene fuori che z, no, al contrario, ci conviene mettere tutto in funzione di z, e quindi in questo caso viene fuori che x è uguale ad a quarti z per pz diviso px, e y è uguale a z mezzi per pz diviso py. Dopodiché dobbiamo sostituire nella prima relazione, se non abbiamo fatto errori direi di no, 2 più 4 sta lì, quindi
due quarti e quello si inverte, y passa su. Sì, ok. Quindi dalla prima relazione viene m uguale a quarti z pz più pz mezzi z più pz z uguale a pz z che moltiplica a quarti più un mezzo più uno più tre mezzi, quindi diciamo a più 6 quarti, da cui possiamo scrivere che z è uguale al m quarti e sotto ci va pz a z più 6 a più 6, scusa. Sostituiamo qui dentro e viene x uguale dunque, viene m, poi viene a, il z va via, il 4 va via e sotto ci va a più 6 e ovviamente ci vuole x. Poi abbiamo y che è uguale ad m il 2 di x di y a più 6. E queste sono le funzioni di domanda dei tre beni x, y e z. Domande? Nessuna? Determinare il paniere ottimo quando m è uguale a 45 e i prezzi dei tre beni sono x uguale a 5, y uguale a 9, pz uguale a 3. Sostituiamo x uguale 45 per a diviso a più 6 pdx 5 e quindi 9 a diviso a più 6 y uguale 2 per 45 diviso 9 a più 6, quindi 10 diviso a più 6, z uguale a 45 per 4 diviso z quant'è? 3 a più 6 e quindi 60 diviso a più 6. Si supponga ora che il prezzo del bene x aumenti da p di x uguale a 5 a p' x uguale a 9. Teniamo invece p di x primo e x secondo, va. Cambio la simbologia, uguale a 9. Si determini come vale la domanda del bene di x stesso, distinguendo nella variazione complessiva della domanda la parte dovuta all'effetto reddito, la parte dovuta all'effetto sostituzione, determinare infine la tipologia del bene x in funzione del parametro a. Allora, qui abbiamo già calcolato x', che è questo, lo scriviamo qui, x' uguale a 9a diviso a più 6. Dobbiamo calcolare x secondo, in che modo? Il reddito è sempre lo stesso, il prezzo è quello finale, quindi da questa relazione abbiamo già la funzione di domanda. Dobbiamo metterci dentro uguale a 45 per a più 6 p secondo con x che è 9 e quindi uguale a 5a diviso a più 6, quindi x secondo 5a a più 6. Poi dobbiamo calcolare x terzo, per calcolare x terzo abbiamo bisogno del reddito m primo
uguale ad m più delta m con delta m uguale a x primo delta p, cioè uguale a 9a diviso a più 6 per la differenza dei due prezzi per 9 meno 5, quindi per 4, quindi uguale a 36a diviso a più 6, da cui il reddito m primo è uguale a m 45 più m primo più 36a diviso a più 6. 45a più 36a fa 81a, 45 per 6 fa dunque 90, per 9 più 270 diviso a più 6. Questo è il reddito m primo, e quindi sostituiamo qui dentro, dobbiamo sostituire al posto di mm prima, al posto di pd, che è il prezzo finale, quindi 81a più 270 che moltiplica a, e quindi qua ci mettiamo a quadro e 270 diviso a più 6 per il prezzo px primo che è 9, px secondo che è 9. Questo va via con questo e diventa 9, questo va via con questo e diventa 30. Quindi riassumendo, questo è 9a quadro più 30a diviso a più 6. Abbiamo finito, e quindi quello è x terzo, ce lo scriviamo qua, allora un minuto, ho sbagliato perché nel reddito ho dimenticato il denominatore, quindi questo è a più 6 al quadrato, a più 6 al quadrato, chiedo scusa, d'accordo? Perché il reddito m è m primo, sì, è 81a più 270a più 6, quindi ci mancava l'a più 6 al quadrato, quindi ci vuole a più 6 al quadrato, quindi qui ci vuole a più 6 al quadrato, e sopra abbiamo detto 9a quadro più 30a, allora delta x uguale x secondo meno x terzo più x terzo meno x primo, questo è delta x reddito, e questo qua è delta x sostituzione. Calcoliamo delta x reddito uguale x secondo meno x terzo, quindi uguale a 5a a più 6 meno 9 al quadrato più 30a a più 6 al quadrato. Questo qua è uguale ad a più 6 al quadrato, quindi abbiamo 5a per a e fa 5a quadro, poi abbiamo 5a per 6 e fa più 30a meno 9a al quadrato meno 30a, 5a quadro, 6 per 5 30, sì, 30a meno 9a quadro meno 30a, questo e questo vanno via, e quindi diventa uguale a meno 4 al quadrato diviso a più 6 al quadrato. Vabbè, poi riguardate i conti, ovviamente ditemi che ho fatto errori, andiamo avanti. E poi abbiamo delta x sostituzione, che invece è uguale a x terzo meno x primo, quindi uguale a 9a quadro più 30a diviso a più 6 al quadrato meno x primo meno 9a diviso a più 6. Questo è uguale ad a più 6 al quadrato, e qui c'è 9a quadro più 30a, abbiamo meno 9a quadro meno 6 per 9 54a, quindi se non abbiamo fatto errori questo dovrebbe essere uguale
a meno 24a a più 6 al quadrato. Questo dovrebbe essere delta x sostituzione, d'accordo? Secondo meno x primo, se volessimo fare il confronto, x secondo meno x primo dovrebbe essere meno 4a diviso a più 6. Non è che ci troviamo proprio la somma delle due. Vediamo. Vediamo se abbiamo fatto errori, giusto per sicurezza. Delta x totale, x secondo meno x primo, e quindi viene meno 4a diviso a più 6, no? Facciamo la somma di questi due, vediamo se ci troviamo. La somma di effetto reddito ed effetto sostituzione, delta xr più delta xs è uguale a più 6 sotto al quadrato, poi c'è il meno qui, e sopra ci si mette in evidenza il 4 e rimane, ci si mette in evidenza anche l'a, e rimane a più 6. Quindi si leva con questo, ci troviamo, d'accordo? Non abbiamo fatto errori, abbiamo fatto così, la verifica, giusto per verificare se ci trovavamo bene. Domande? E infine, in funzione del parametro A, dire qual è la tipologia del bene. Allora ragioniamo, abbiamo scritto gli effetti redditi e sostituzione da qualche parte, questi ci servono. Reddito e sostituzione stanno qui, tutta questa roba non ci serve. Allora, il nostro delta P è maggiore di 0. Delta X sostituzione, essendo A parametro positivo, è sempre minore di 0. Discorde, teorema di Slutsky, così come ci aspettavamo. Delta XR, qualsiasi sia il valore del parametro A, è sempre minore di 0, discorde, quindi la somma è sicuramente discorde, quindi questo bene, qualsiasi sia il parametro A, è un bene ordinario, normale, discorde. Ok? Domande? Nessuna? E allora facciamo l'esercizio a pagina 72, numero 2. La funzione di utilità di Gwendalina per i beni xy, u di xy uguale minimo 3x, y. Determinare la scelta ottimale di Gwendalina sapendo che il reddito è pari a 24 e che i prezzi dei beni sono p di x uguale a 2, p di y uguale a 2. Questi che tipo di beni sono? Perfetti complementi, d'accordo? Essendo beni perfetti complementi, ovviamente qui la tangenza con il sistema non ci serve a nulla, perché la tangente è discontinua, no? Beni perfetti complementi, le curve sono fatte in questo modo, quindi se utilizziamo il nostro sistema otterremo che le condizioni di tangenza sono appunto anomale, perché qui la tangente è discontinua proprio in quel punto. Allora, e quindi che cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a ragionare. Per prima cosa disegniamo la curva di utilità, cerchiamo di non confondersi, perché qui ci si confonde spesso e facilmente. Qual è il vertice delle curve di indifferenza? Per esempio, io consiglio sempre di fare
un esempio numerico, così non ci confondiamo. Per esempio, una curva di indifferenza passa per il punto, ditemi le coordinate di uno dei vertici. Ovviamente qui non è 1, 1, 2, 2, 3, 3, perché questi sono bene perfetti complementi in rapporto 1 a 3. Quindi le possibilità sono due. O è 1, 3, oppure è 3, 1, non si scappa. Uno dei vertici. Quale dei due è? Basta sostituire e fare due conti. Il vertice dove si troverà? Nel punto 1, 3 o nel punto 3, 1? 1, 3. No, basta fare l'esempio numerico. 1, 3, se lo mettiamo lì dentro diventa il minimo di 3, 3, che è 3, che è uguale al minimo di 3, 4, al minimo di 3, 5, al minimo di 3, 6. D'accordo? Quindi il vertice è nel punto 1, 3. Allora, curva di tangenza, quella m uguale 24 con, dobbiamo intersecare la retta di bilancio, cioè 24 uguale p di x 2x più 2y con la retta che congiunge i vertici. Retta che congiunge i vertici che ha equazione? Che ha equazione? Qual è l'equazione della retta che passa per l'origine e che passa per il punto 3, 1? Domanda complessa. Forza ragazzi, su, un po' di sveglia. Y uguale 3x. Con questa retta qui. D'accordo? Questo punto sarà il punto identificato dall'intersezione tra le due rette. La retta di bilancio, questa è l'equazione, la retta che congiunge i vertici, questa è l'equazione, e quindi l'intersezione tra quelle due rette ci darà il nostro punto di tangenza, per così dire, cioè il punto scelto dal consumatore. Risolviamo 24 uguale 5x, no, quant'è? 3 per 2, 6, 8x, 8x, da cui viene fuori che y uguale a 3 e y uguale a 9. Questo è il punto scelto dal consumatore, d'accordo? Si determini la scelta ottimale di Guendalina sapendo che il prezzo del solo bene x è triplicato. Cosa cambia in questo sistema? Qui nulla, mentre invece quello che cambia è qui, e il prezzo triplicato significa che qui 3 per 2 è 6. E quindi questa relazione diventa 24 uguale 6x più 6x, 12x. Cioè x uguale a 2, y uguale a 6. Si calcoli l'effetto sostituzione e l'effetto reddito determinandosi a seguito della variazione del prezzo di x. Ho cancellato quello di prima. Quanto era prima? Dunque, questo è per un prezzo px secondo uguale a 6. Invece c'è il prezzo px primo che era uguale a 2 e mi dava x quant'era? 3, 9? 3, y uguale 9. D'accordo? Questo era x primo e questo era x secondo. Quindi sappiamo che delta x secondo è uguale, delta x uguale a 2 meno 3 uguale meno 1. La teoria già ci insegna che cosa ci insegna? Quanto è l'effetto reddito e l'effetto sostituzione? Bene, perfetti complementi, c'è solo guarda, è semplice, non ci si può sbagliare. Bene, perfetti sostituti, come diceva la parola, c'è solo effetto sostituzione. Bene, perfetti complementi, c'è solo effetto reddito. Quindi in questo caso delta x uguale a meno 1 che è uguale a delta x con r che è uguale, e mentre invece l'effetto sostituzione è uguale a 0.
D'accordo? Questo ci dice la teoria, già possiamo rispondere in questo modo senza fare alcun calcolo, oppure vi fate i calcoli e vi accorgerete che viene così. D'accordo? Domande? E allora facciamo l'ultimo esercizio che ci mancava dalla volta scorsa, pagina 79, numero 3. Allora, si ipotizzi che la funzione di domanda del certo bene sia lineare. Domanda Q uguale a meno bd. Si è osservato che in corrispondenza di un prezzo pari a 5, la quantità domandata è pari a 30. Inoltre si stima che l'elasticità puntuale in corrispondenza di tale punto nella curva di domanda è pari a 0,4, epsilon uguale a 0,4. Determinare l'equazione della curva di domanda del bene. Allora, scriviamo che cos'è l'elasticità meno del Q su dp, P su Q, quindi uguale a meno meno B, in quel punto, nel punto 5, 30. Da cui viene che B è uguale a 0,4 per 30 diviso 5, quindi uguale a 2,4. Dobbiamo calcolare A, calcoliamo A imponendo il passaggio per il punto, e quindi 30 uguale ad A, quindi meno B 2,4 per B per 5, e quindi A uguale 12,42, 24 per 10, 12,42, d'accordo? E quindi Q uguale a 42 meno 2,4 per P, questa è la curva di domanda. Ora, sia Q uguale 10 più 5P la curva di offerta, questo è Q domandato, Q offerta uguale 10 più 5P. Determinare quantità e prezzo di equilibrio, surplus del produttore e del consumatore, elasticità della domanda e dell'offerta nel punto di equilibrio. Allora, facciamo il nostro disegno, ci può aiutare in questo caso, QP. Qui abbiamo 10 più 5P, no, assolutamente no, chiedo scusa, dobbiamo invertirla evidentemente, quindi tanto dobbiamo calcolare il surplus, dobbiamo invertirle entrambe, quindi P, la seconda invertita, siamo nel fianco A, facciamo il disegno, la seconda invertita è P uguale a QS diviso 10 meno 2, la prima invertita invece è P uguale 42 diviso 2,4 meno Q domandato diviso 2,4. Quanto fa 42 diviso 2,4? 17,5. Adesso possiamo fare il nostro grafico. Questo è 17,5 meno Q diviso 2,4 meno Q diviso 2,4 uguale il prezzo, e dall'altra parte abbiamo meno 2 più Q10. Meno Q10 meno 2.
D'accordo? Fratto 5, sì, sì. Fratto 5, grazie. Fratto 5, grazie. Eccola qua. Q diviso 5. Q diviso 5, meno 2. D'accordo? Facciamo l'intersezione tra le due curve. Quindi possiamo intersecare uno o l'altro in questo caso. Ci conviene intersecare quelle due relazioni là, più semplice, calcoli. Quindi 42 meno 2,4p uguale 10 più 5p, da cui viene che 32 è uguale a 7,4p, da cui p uguale 32 diviso 7,4. Quanto fa 32 diviso 7,4? 4,32. E la quantità Q la leggiamo da una qualsiasi, per esempio 10 più 5 per 4,32. Questo è il punto di equilibrio. Adesso dobbiamo calcolare il surplus del consumatore e del produttore. Il surplus del consumatore è quest'area qui, l'area compresa tra la curva di domanda e la retta orizzontale P uguale al prezzo di equilibrio. Il surplus del produttore invece è quest'area qui, in questo caso ovviamente non è l'area di un triangolo ma è l'area di un trapezio. L'area compresa tra la curva di offerta è evidentemente l'asse delle x e la retta orizzontale P uguale il prezzo di equilibrio. Quindi calcoliamo queste aree, surplus del consumatore, poi faremo molti esercizi sul surplus quando studieremo l'economia del consumatore, uguale 17,5 meno 4,32 per l'altezza 31,6 diviso 2. Che fa? 208,24. Per calcolare il surplus del produttore abbiamo bisogno di questo punto. Punto che si ottiene quando è P uguale a 0, dove è la curva, eccolo là, P uguale a 0 significa Q uguale 10, quindi questo punto è il punto 10, da cui il surplus del produttore è uguale a base minore più base maggiore, quindi 10 più 31,6 per l'altezza per 4,32. Diviso 2, l'area del trapezio. Ottantanove virgola ottantasei. E infine le due elasticità. L'elasticità della domanda rispetto al prezzo, è inutile calcolarla perché il dato del problema nel punto di equilibrio. No, che cosa ci chiedeva di calcolare? I valori dell'elasticità della domanda e dell'offerta, no, nel punto di equilibrio, chiedo scusa, dobbiamo calcolarli. E quindi l'elasticità della domanda è epsilon uguale meno dq, in questo caso derivata totale, dq su dp, p su q, quindi uguale a meno meno 2,4 nel punto di equilibrio 4,32. 31,6 che fa 0,33 è l'elasticità dell'offerta, ci vuole il segno positivo, epsilon supply uguale a dqs su dp di su q
uguale a 5 per 4,32 31,6 uguale 0,68. D'accordo? Domande? Abbiamo qualche minuto prima della pausa, quindi riusciamo a fare anche un altro esercizio. Lo facciamo. Esercizio a pagina 55, numero 3. Uno più male non fa. Allora, 55 numero 3, in un determinato mercato domande e offerta sono rappresentate dalla seguente funzione: P domandato uguale 80 meno Q30, P offerto uguale 5 più Q20, determinare l'equilibrio di mercato. Facciamo il disegno: P domandato 80 meno Q30. Poi 5 più Q20 uguale offerta. Equilibrio di mercato, intersechiamo le due rette e quindi 80 meno Q30, ricordiamoci il Q30 insieme a Q20 se è più pezzo, quindi 80 meno Q30 uguale 5 più Q20, da cui 75 uguale 60, 3 più 2 quindi uguale a 5 q diviso 60. sì, 2 più 3 e quindi q uguale a 15 per 60, 900. E il prezzo P lo leggiamo da una qualsiasi di quelle due curve, e quindi 900 diviso 30 che dà 30, 30 per 30, 900. E quindi 80 meno 30 dovrebbe fare 50. D'accordo? Ci troviamo? Quindi questo punto qui è il punto 900 e quel punto lì è il punto 50. Calcolare l'elasticità della domanda e dell'offerta rispetto al prezzo nel punto di equilibrio. Attenzione, qui dobbiamo invertire per calcolare l'elasticità. Ricordiamoci sempre di non fare errori banali, perché potrebbe venire naturale fare del P su del Q, no. Dobbiamo invertirle e quindi qui scrivere che Q uguale a 3 per 8, 24, 24, 0, 0, meno 30P, mentre invece Q è uguale a, dunque questo passa dall'altra parte, e quindi è 20P meno 100. 20p e poi passa il 5 e diventa meno 100, sì. Elasticità epsilon della domanda uguale a meno del q su del p, del q domandato, p su q, quindi uguale a 30 per p per 50
diviso 900 e quindi viene 15 qua, 15 noni, quindi uguale a 5 terzi. E epsilon dell'offerta è uguale a dqs dt p su q, e quindi uguale a 20 per p per 50 diviso 900. Questo qua viene uguale a 10 noni. Ok? Poi calcolare l'elasticità domanda rispetto al prezzo in corrispondenza del punto in cui il prezzo è pari a 30. Attenzione a non fare confusione. Se il prezzo è pari a 30, P uguale a 30, la quantità domandata Q è uguale a, lo dobbiamo leggere da questa funzione, 2400 meno 900 e quindi 1500. E quindi qui dentro andare a sostituire e viene fuori che 30 per il prezzo per 30 diviso 1500, cioè uguale a 9 quindicesimi, cioè a 3 quinti. Determinare le coordinate del punto in cui l'elasticità della domanda è pari a 1. Quindi adesso ci chiede di risolvere il problema inverso, quindi epsilon uguale a 1 uguale a quella roba lì, che dobbiamo scrivere questa volta un po' meglio, quindi dobbiamo scrivere uguale a 30 per P diviso Q, dove Q è quella funzione là, 2400 meno 30P, da cui viene che P è uguale a 2400 diviso, dunque quello passa di là, diviso 60, e quindi uguale a 40. E la quantità Q la leggiamo da lì e viene uguale a 4 per 3, 12, 2400 meno 1200 uguale a 1200. E infine dire per quale valore del prezzo la curva di domanda è elastica, inelastica o elasticità unitaria. Vi ricordo che la relazione tra elasticità e prezzo è epsilon. Ma in questo caso non ci interessa poco, in questo caso dobbiamo semplicemente, abbiamo già risolto di fatto l'esercizio, perché abbiamo detto che per P uguale a 40 l'elasticità è uguale a 1, quindi per un prezzo uguale a 40 l'elasticità è uguale a 1, e noi già sappiamo che la curva di domanda lineare fatta in questo modo, nel punto medio l'elasticità è uguale a 1, parte inferiore elasticità minore di 1, parte superiore elasticità maggiore di 1. Questo qui l'abbiamo già calcolato, il prezzo uguale 40, e quindi possiamo dire che per P minore di 40 l'elasticità è minore di 1, per P maggiore di 40 l'elasticità è maggiore di 1. D'accordo? Quindi non c'è bisogno anche qui di fare ulteriori calcoli. Come sempre negli esercizi, quando conosciamo la teoria, i calcoli possiamo ovviamente anche risparmiarci. Domande? Allora, fermiamoci per la pausa.